Disney tutti. E quanti di voi ricordano Bambi, sto cerbiatto davanti al quale uno si scioglie il cuore? E allora, guardate che storia, guardate queste immagini. C'è un piccolo grande eroe che, vedendo un capriolo finito in acqua, con il mare grosso e le correnti che lo spingono al largo, si getta nelle acque gelide dell'Adriatico e non solo riesce a salvare il capriolo, ma salva anche lui. Ed è qui per raccontarcelo. Samuel Massa con il papà Pasqualino. Eccoci qua. Samuel, hai superato prove peggiori dell'essere uno studio televisivo. Tranquillo, qui non morde nessuno. Quel pezzo di vetro che vedi non è una telecamera, ma è un fondo di bottiglia. Ce la chiacchieriamo qui tra di noi. Allora, che cos'è successo quel giorno? Allora, stavamo pescando e da un certo punto vediamo questa sagoma in acqua. Inizialmente pensavo fosse un cormorano, poi ho visto bene che era un capriolo. Ho preso il telefono e ho iniziato a registrare. E nel mentre ho detto al mio amico, ora chiamiamola... La protezione civile, sì. La forestale, quello che è. E poi il capriolo si è avvicinato verso riva e lì mi sono avvicinato anch'io per prenderlo, ma è scappato di nuovo. Però insomma si capiva che era abbastanza affaticato, però al contrario di tanti altri che avrebbero continuato col telefonino a riprendere per poi postare sul social network, il nostro Samuel, che è persona intelligente e anche ardimentosa, ha fatto una cosa completamente diversa, cioè... Ho visto che era in difficoltà e quindi mi sono buttato in acqua per recuperarlo. Ti sei spogliato tutto quanto? Sì. Sei buttato. Che mese era, papà? Poco tempo fa, quindi siamo a febbraio. A febbraio? Fino a febbraio, inizio marzo. Che è vicino Pescara, dove siete? Noi siamo a Fossa Cesia. Fossa Cesia. Fossa Cesia, provincia di... Quindi, insomma, voglio dire, il mare è freddariello, l'Adriatico non perdona. E quindi acqua gelata? Sì. Oh, sì. Ti sei buttato, però non sentivi nulla perché tanta era la voglia di andare. Vedi, a volte il coraggio che cosa ti fa fare, non ci hai pensato due volte. No. E l'amico che stava lì, diceva? È l'amico, purtroppo aveva il telefono che non gli andava la fotocamera, quindi non ha potuto fare il video mentre... Questa acchiappava tanti like, Ma no, il capriolo è un animale selvatico che sicuramente non si fa prendere facilmente, figurati se poi è impaurito. Immagino scalci. Sì. Ha iniziato, infatti, quando l'ho preso, ha iniziato a scalciare e a urlare. E lì mi sono sentito un po' spaventato, che avevo paura che mi facesse male, oppure si ributtava in acqua un'altra volta per poi Ma in scappare. Tutto questo toccavi oppure eri nell'acqua alta? Non toccavi? No. Ah, però... Che poi l'Adriatico, voglio dire, si è andato molto avanti perché è sempre basso. No, in realtà dalle nostre zone no. Ecco, ho perso un'occasione per tacere. Cioè l'unica, del resto se è Fossa Cesia, non è che è Lido Riccio a Pescara o a Ortona. Bravi, se li conosce. Lì si scende abbastanza in fretta, in maniera repentina. Ma era ferito il capriolo? Allora, aveva dei morsi sulle gambe. E un po' di pelo strappato, il resto aveva dei palchi che sanguinavano, ma quella è una cosa naturale perché li cambia. Senti, alziti un po' in piedi, chiedo scusa. Allora, tu sei bello alto, sei 1,75, 1,78 più o meno. Ma sto capriolo quanto era più o meno, per avere un'idea? Così. Una bestia così? Alta così. Ah, alta così. Beh, insomma, non male. E nel frattempo... Che cosa succedeva? Qualcuno chiamava soccorsi? Nel frattempo, mentre ero su uno scoglio che facevo difficoltà a tenere il capriolo in braccio... Sullo scoglio? Sì, su dei scogli. E c'erano dei ciclisti che passavano. Poi ho detto basta, ora chiamo qualcuno. E quindi ho chiamato due ciclisti che si sono fermati. Mi hanno aspettato che arrivavo a riva. E ci hanno aiutato a chiamare le autorità. Scusa, in tutto questo il capriolo come si è fatto prendere da te? Perché... Allora, il capriolo come mi ha visto che era arrivato sulla spiaggia ormai, è riscappato in acqua e si era infilato tra due grandi scogli
E grazie alle onde che lo spingevano verso riva e lui che continuava ad andare avanti, rimaneva in un posto fisso e quindi lo ha girato e l'ho preso di sorpresa. È tenuto come se fosse un bambino, sì. Di fatto, insomma. E si è calmato quando ha capito in qualche modo che gli stavi salvando la buccia oppure no? No, inizialmente no, poi quando è arrivato a riva si è sentito forse più sicuro e quindi si è rannicchiato. Ah, ho capito. Ma come ci è finito un capriolo in mezzo? Allora ci hanno contattato e ci hanno detto che un signore che era lì presente a correre ha visto la scena, e qui c'era un cane che inseguiva questo capriolo e il capriolo per difendersi si è buttato in acqua. Ah, ah. Babbo, e sottolineo babbo. Allora, papà di un eroe. Ma un gesto naturale, quello un che ha gesto fatto. Naturale. Ma voi avete animali in casa? Sì, diversi. Cioè? 14 cani. Quanti? 14 cani. 14 cani? Un drago barbuto che purtroppo la settimana scorsa è scomparso. Drago barbuto. Settimana scorsa è morto di vecchiaia. Ah. Pappagalli che lui a destra. Sta covando in questo momento delle uova di? Ma le cova lui, no? Sì, le cova lui. Sì, c'ha l'incubatore. No, fisicamente. No, vabbè, ho capito. Sì. Conduttore sì, ma scemo no, fino a questo punto. E quindi... Sì, diciamo, gli animali ce ne sono diversi. Poi mia moglie è una volontaria, oltre al lavoro che fa, e i figli che ci sono, ne sono quattro, lei si diverte, lo fa per passione veramente di volontariato, a salvare animali, a cercare di farli sterilizzare, di infondere questo messaggio importantissimo, dovrebbe essere quello di tutelare e di affidare animali in difficoltà. Lui, crescendo in mezzo a questo esempio, fortunatamente, così come gli altri, questo rapporto particolare con gli animali. Lui sin da subito. No, la cosa è... Che viene fuori dalla vostra storia, che più che l'educazione, che c'è peraltro, mancherebbe altro, ma quello che conta è l'esempio che un genitore dà ai figli. Esatto. E in quel modo il frutto non cade mai lontano dall'albero. Allora, abbiamo un momento molto importante, perché Capriolo, come l'hai ribattezzato? Billy. Eh? Billy. Billy? Perché in una... Perché è una libreria di Ikea? No. No. Vabbè, Billy, va bene così. E allora, abbiamo... le immagini della liberazione, perché i medici lo hanno curato e l'hanno rimesso in libertà. Vediamo, sono molto curioso, dove erano queste immagini, dove sono state girate? Billy, guarda lì, in quella camera lì, dove sono state girate queste immagini? In un luogo dove è stato rimesso, non so di preciso. Ah, quindi tu non c'eri lì, ti hanno semplicemente mandato le immagini. Vedete, lui viene... tolto dalla coperta dove non vedeva, si guarda intorno, circospetto, dopodiché comincia a zampettare allegro per la sua libertà, sperando di non fare brutti incontri. Immagino, caro Pasqualino, che il gesto di Samuel non sia passato inosservato, social a parte. Riconoscimenti per il gesto? Sì, siamo stati molto felici che ci ha chiamato il WWF. Per ringraziarlo di quello che ha fatto, anche se sottolineo è un gesto per lui spontaneo, è stato spontaneo. Poi il sindaco di Fossa Cesia, il sindaco di Rocca San Giovanni, che è un altro paese, e poi numerose telefonate, diciamo che comunque ci hanno chiamato in tantissime. Che vuoi fare da grande, Samuel? Non lo so. Come? Che scuola fai adesso? Il nautico. Il nautico? A me interessa, avendo l'Adriatico là davanti, ti imbarcherai su un battello battente bandiera panamense. È un bocca al lupo comunque. Senti, a scuola invece che cosa hanno detto? A scuola c'è stata la preside che mi ha premiato per questo e mi ha fatto delle gratitudini. Beh. Per il resto i compagni non molte cose. No, proprio. Vabbè, tu l'hai fatto per te stesso. Esatto. Punto, perché era un gesto automatico. Le cose non si fanno per gli altri. Certo, peccato manchino le immagini da mettere su. Quanti follower hai? Ma chi se ne importa dei follower? No. L'hai fatto, va bene così. Allora, che c'è, papà? No, stai pensando a qualcosa? No. Che adesso devi fare il centralinista per tuo figlio. Bravissima. Perché devi smistare telefonate a casa.
da Salvatore di Caprioli a Salvatore di Fanciulle. Esatto, esatto. Il passo è breve. Breve. Grazie allora alla famiglia Massa, Samuel e Pasqualino, e viva l'Abruzzo. Grazie. Grazie. Si torna a giocare.